Si accomodi. Allora, partiamo dal processo Meredith, no? Perché lei difendeva uno dei principali accusati, Raffaele Sollecito. E lei sa che raramente ci occupiamo di cronaca, ma questo processo ha anche degli aspetti che possono aiutarci a ragionare di politica, spunti interessanti. Allora, prima che la Cassazione si esprimesse, lei aveva parlato di una sentenza costellata di errori e contraddizioni. Ci fa degli esempi? Sì, errori tra l'altro grossolani, cioè non intendevo dire che per i giudici c'era un fatto da interpretare in un modo e per la difesa era da interpretare in un altro. In questa sentenza io avevo contato circa 194 errori oggettivi, cioè guardando gli atti si era sbagliato a leggerli, cioè direi in una frase lucciole per lanterne, che ne so, il DNA che doveva essere sull'arma del delitto e pacificamente era di Amanda e Meredith, poi si discuteva l'utilizzabilità eccetera, in realtà nella sentenza c'era scritto è di Raffaele Sollecito, oppure un'impronta di scarpa pacificamente di Rudy Guédé veniva scambiata per piede nudo di Amanda. Come possono succedere cose del genere? Ecco, questo è il vero tema, nel senso che in questa sentenza, che era proprio sul banco degli imputati in Cassazione, c'erano questo tipo di errori che io ho definito travisamento probatorio, secondo me colossale, perché io comprendo quando c'è un'interpretazione appunto sbagliata dei fatti, oppure io la vedo in un modo, l'accusa in un altro, il giudice in un altro. Invece fare questo tipo di errori secondo me è molto grave. Consideri che anche con riferimento al concorso di persone, cioè al fatto che si pensava che più persone erano andate in quella casa, la sentenza diceva la prova che più persone hanno calpestato il sangue sta nel fatto che abbiamo fatto la prova del luminol durante l'indagine e sarebbero state esaltate delle impronte sul sangue. Ebbene, era stato fatto il test specifico che escludeva che fosse sangue, perché il luminol esalta anche detergenti, succhi di frutta, eccetera. Il luminol è quella luce viola che mette in evidenza cose che impronta. Non si vedono, diciamo. Quindi agli atti stessi la sentenza aveva la prova che non poteva essere sangue e invece diceva, ecco, quella è la prova che c'è gente che ha calpestato il sangue. Errori che non c'erano nemmeno in altri provvedimenti, ma ripeto, non errori per me, errori oggettivi. Se no, guardi, non mi sarei permessa di parlare di errori grossolani. Ho parlato di errori grossolani perché li ho potuti documentare. Alla luce della sua esperienza, cosa può essere? Approssimazione, ignoranza, volontà di dolo? Cosa è? Se io avessi ritenuto il dolo, avrei fatto una denuncia. Credo che il processo sicuramente era estremamente complesso. La difficoltà di questo processo stava nel fatto che ci sono state delle indagini fatte malissimo, malissimo, malissimo. E lo dico tre volte perché il vero problema di questo processo è stato in fase di indagini. Consideri che in fase di indagini hanno arrestato subito Amanda, Raffaele e Lumumba dopo 4 giorni. Il caso era chiuso dopo 4 giorni. In tutte le TV internazionali si disse il caso è chiuso. Dopo 5 giorni venne trovata l'arma del delitto. In tutti gli omicidi è difficilissimo trovarla, si fanno lunghissime indagini, ci vogliono collaboratori che ti indicano dove. Venne trovata nel cassetto della cucina di Sollecito. C'è stata troppo fretta sin dall'inizio. È chiaro che tu pensi che poi la prova regina, che era un gangetto di DNA, venne dimenticato nella stanza del delitto al momento del sopralluogo. Quindi delle indagini particolari. Anche le indagini. Allora, in primo grado condanna per 25 anni, in appello assoluzione. Poi la Cassazione annulla l'assoluzione, la Corte d'Assise condanna di nuovo. Oggi l'assoluzione è definitiva. Ora mettiamo alle spalle questo processo e prendiamo la fattispecie di questo processo. Lei sa che ora Sollecito e Amanda comunque vivranno con metà almeno dell'opinione pubblica che pensa che loro siano dei criminali che l'hanno fatta franca. Al di là che questo fatto sia vero o no, chi paga per questo danno che hanno avuto? Lei cosa fa adesso? Allora, faremo sicuramente quella che viene definito il risarcimento, l'istanza per l'ingiusta detenzione. Loro sono stati entrambi per 4 anni detenuti, però in particolare Raffaele Sollecito, che non risponde di nessun reato, per 4 anni è stato in carcere ovviamente senza motivo. Chi paga? Le chiede i danni a chi?
Noi chiediamo i danni ovviamente allo Stato, allo è previsto Stato. Dalla legge che si chiedano i danni, l'entità massima del risarcimento è di 516.000 euro. E questa è una delle azioni che si fanno normalmente quando c'è una assoluzione dopo la detenzione. Anche qui la misura cautelare era una misura che a mio avviso non andava assolutamente disposta. Senta, se i giudici dicono che sono innocenti, sì. Si presume che altri giudici, quelli che prima avevano detto che erano colpevoli, abbiano sbagliato. Loro pagheranno? Allora, c'è in Italia questa legge che è stata recentemente rafforzata, che è la legge sulla responsabilità civile dei magistrati. È una legge che in realtà si presta a delle interpretazioni anche secondo me eccessivamente punitive nei confronti dei magistrati. Quindi io ho detto subito ai familiari di Sollecito, a tutti i miei colleghi della difesa, non intendo sfruttare questa legge come una sorta di vendetta nei confronti di nessuno. Lei si immagina che tipo di dolore noi abbiamo avuto dopo la sentenza di condanna, quindi ci potrebbero essere dei sentimenti di questo genere. Sarebbe un errore però. Questa legge sulla responsabilità civile, proprio perché dà enormi poteri agli avvocati, impone da parte nostra il massimo del rigore, assolutamente. Ovviamente ciò non significa che non valuteremo con attenzione, perché scambiare il sangue per succo di frutta, insomma... È grave. Senta, è possibile in base a questa riforma che voi chiediate il risarcimento a un giudice, ok? Questo giudice viene condannato da un altro giudice a risarcirvi. Allora lui lo denuncia al giudice che ha deciso, perché io dice voglio i danni perché magari tu ti sbagli, e così c'è un circolo vizioso di richieste infinite di risarcimento di uno verso l'altro. Guardi, è ovvio che se... Premetto, noi non stiamo, perché poi non vorrei appunto che la notizia ribalzasse nel senso la buongiorno annunzia responsabilità civile. Allo Stato non abbiamo questo tipo di azione pronta o decisa. Ma di per sé la legge la convince? La legge non mi convince per questo che le dicevo, perché in maniera eccessiva punisce anche i magistrati che sbagliano in buona fede. Vede, esiste anche l'errore fisiologico, esiste anche l'errore del giudice che magari si chiude in una stanza... studia gli elementi e magari sbaglia. Attenzione, perché se noi cominciamo a punire tutti i giudici, sa cosa succederà? Che i giudici tra loro si equalizzeranno, e allora se c'è una sentenza di condanna il giudice magari collega non la ribalterà, perché comunque vorrà tutelare l'altro. Quindi bisogna, è uno strumento, guardi, pericolosissimo, importante ma pericoloso. Mi ha fatto sorridere Orlando, che ha detto vabbè, faremo un tagliandino e poi vediamo come va la legge. Cioè, una volta che si fa una legge forse bisognava essere attenti a farla prima. Il tagliando l'ha fatto prima. Senta, lei è stata una politica molto importante, ha avuto dei ruoli di grande responsabilità. Ha seguito la vicenda del ministro Lupi e quella di questi giorni di Massimo D'Alema. Che impressione le fanno? Intanto sono accomunabili in qualche modo dal suo punto di vista? Allora, non credo che siano accomunabili, nel senso che in questo momento conosciamo soprattutto ben poco, essendo la prima giornata di intercettazioni che riguardano D'Alema. Sono due casi che si possono accomunare sotto il profilo del fatto che ci sono delle intercettazioni che vengono pubblicate sui giornali a pezzettini. Per quanto concerne il caso di Lupi, sono uscite più intercettazioni e più pezzettini. Come le dicevo all'inizio della puntata, io in realtà sono sempre attenta sulle intercettazioni, perché come avvocato mi è capitato in alcuni casi, proprio nel caso ad esempio dell'omicidio di Marta Russo, di trovare in intercettazioni che non erano state divulgate, ad esempio, la prova dell'innocenza del mio assistito. Allora sono sempre cauta. Lei faceva l'esempio della Bibbia tagliata a pezzettini, per chi non ha visto l'inizio della nostra puntata ce lo può ripetere? Beh, se lei prende una Bibbia e la divide a piccoli pezzettini è chiaro che si può trasformare in un libro pornografico. Cosa intendo dire? Che se lei prende anche la nostra conversazione e se si prende ad esempio gli ultimi 8 secondi abbiamo parlato di pornografia. Il sangue come succo di frutta, le sembra un esempio cinico che dimostra che lei è una persona orrida, invece era in un contesto più ampio. È vero però che ci sono dei rapporti che emergono anche da brani di intercettazione che lasciano interdetti, no? Quello di un amministratore con la persona che lui stesso dovrebbe controllare. E questo è il risvolto, ecco, politico. Io dicevo, se devo giudicare come avvocato la penale rilevanza, prima mi fate vedere le intercettazioni e poi ne parliamo. Questo è il mio concetto. Invece, se devo giudicare, ovviamente dare una valutazione politica,
ci sono delle intercettazioni in entrambi i casi che effettivamente si prestano a delle interpretazioni comunque di inopportunità a rivestire quantomeno alcuni ruoli. Questo è inequivocabile. Quindi. Senta, avvocato, lei difende solo imputati che ritiene innocenti o essere avvocato della difesa significa anche difendere un colpevole? L'avvocato può difendere un colpevole. A me piace fare una sorta di controesame, io dico al mio assistito, in certi casi, e molte volte, se non sento dentro di me la possibilità di darmi totalmente nella difesa, preferisco non assistere alcune persone in alcuni casi che magari saranno innocenti. Attenzione, l'avvocato non, il cliente non entra in studio e dice all'avvocato sono colpevole o innocente, dice sempre sono innocente, però è chiaro che l'avvocato un convincimento se lo fa, da piccole cose, dalle carte, da cose che accadono. A me piace tantissimo quando sono proprio convinta dell'innocenza dell'imputato. Io di Raffaele ero convinta, perché altrimenti, guardi, non era un caso facile da anche fare. Anche di Andreotti era convinta? Assolutamente convinta. Il fatto che poi la prescrizione abbia cancellato dei reati che però dovrebbero esserci stata, quanto nell'ultima sembra pagina della Cassazione, che si le dice ha fatto pensare, ecco. Mi ha fatto pensare che non tutti hanno letto per intero quella sentenza della Cassazione, perché si parlava non di una prescrizione, come a volte si dice, perché i fatti sono accaduti. Questa è una semplificazione. Si dice ci sono due versioni contrastanti, ma non vogliamo fare un rinvio per accertare qual è delle due, visto che il tempo è trascorso. Quindi non è una prescrizione perché il fatto è avvenuto ed è passato il tempo, ma perché ho due visioni diverse, il che è diverso. Lei ha mai avuto la sensazione di aver fatto assolvere un colpevole? Le è venuto il dubbio, dice, porca miseria. In qualche caso della mia vita, sì. Come nei film americani, sì, diciamo. Sì, è capitato. E cosa ha pensato? È molto meglio quando fai assolvere gli innocenti. La ringrazio. Giulia, buongiorno. Grazie di essere stata con noi.